Casi Quotidiani è alla casa di Barbara in via Luigi Serra 5 a Bologna, con Giovanni Cangemi che ospita in questo splendido appartamento per brevi e anche medi lunghi soggiorni la sua esposizione. Ce ne puoi parlare? Innanzitutto il titolo della tua esposizione. La mostra, innanzitutto buongiorno, la mostra non ha un titolo ben preciso, in realtà è un'esposizione nata dalla necessità di mostrare la mia ultima ricerca personale alla quale sto attualmente lavorando, quindi sostanzialmente prende il titolo dal mio nome e cognome. Un lavoro di introspezione, perché comunque se si parla di memoria sei dovuto andare a cercare anche dentro di te le memorie. Quanto è durato questo viaggio dentro? Il viaggio sicuramente è un viaggio di introspezione, il viaggio dura da un bel po' e comunque in continua evoluzione, non mi sono ancora fermato. È una ricerca che nasce dal profondo e dalla necessità di, come dire, affrontare anche il mio passato, il passato in generale delle persone, perché mi interessa comprendere come un ricordo, l'immagine di un ricordo che noi abbiamo, di un avvenimento, di qualcosa che noi viviamo, viene chiaramente trasformato, inevitabilmente trasformato dal processo della memoria. Vi è una sovrapposizione di immagini, di ricordi, e quindi mi piace, mi interessa riportare alla luce anche questa sovrapposizione di immagini, stimolare quasi la percezione di chi guarda il mio lavoro nel cercare di comprendere cosa voglio dire.